le 5 dita. Ripetete. Il bacio con l'assessore, ripetetelo. Dai, ripetetelo. Dai, dai, il bacio con l'assessore. Sì, eccolo. Oh. No, ma mi muovo pure. Siamo molto felici. Assessore Gangeni, prego. Tanto alla fine per restare semplicemente. Assessore Gangeni, prego. Allora, anzitutto benvenuti e complimenti. Io sono particolarmente. Questo è un applauso che rivolgete a voi stessi per questo grande successo che siete riusciti ad ottenere con lavoro, con fatica e che porta il nome della nostra città in un contesto prestigioso per fatti belli e positivi, ma soprattutto per la vostra bravura, perché questo è che vogliamo celebrare oggi e lo facciamo nella sala più importante del Palazzo Municipale, quindi del più importante palazzo della città, per questa cerimonia di conferimento di queste pergamene, di queste benemerenze a tutti voi allievi che avete partecipato alle finali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento che si sono tenute a Tolfa, in provincia di Roma, dal 27 al 30 aprile scorso. Io qui davanti a voi avete schierati tutti i massimi rappresentanti dell'amministrazione comunale, il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, gli assessori Lucera, Calabro, Gangemi, il presidente del consiglio Enzo Marra, quindi l'amministrazione comunale massimamente rappresentata, e rende omaggio alla vostra scuola, a tutti voi, scuola che è capitanata dal dirigente Francesco Praticò, che ringraziamo. Sono presenti in sala anche altri rappresentanti istituzionali, il consigliere Franco Barreca, e qui ci raggiungeranno altri consiglieri comunali. È una cerimonia che l'amministrazione ha voluto così assolvere con tutte le sue massime espressioni. Allora, per un saluto iniziale darei subito la parola al sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, che appunto vi accoglierà in questo palazzo. Un applauso era per Stefano, non per me. Era doveroso farlo anche a Stefano. Ragazzi, buongiorno, buongiorno docenti, buongiorno dirigente, buongiorno genitori, nonni, zii, chiunque voi siate, benvenuti a Palazzo San Giorgio. Lo diceva prima Stefano, siamo nella sala più importante di Palazzo San Giorgio, al pari della sala del Consiglio Comunale. Questa è la sala dove noi facciamo le manifestazioni pubbliche, le manifestazioni ufficiali di Palazzo San Giorgio. Prima di entrare avrete visto che noi giusto un anno fa abbiamo intitolato questa sala al compianto sindaco Italo Franco Matano, e sotto avrete letto la frase che lui diceva sempre: l'esempio è la fonte del pensiero di giustizia. Io dico questa cosa semplicemente per dirvi che oggi voi siete l'esempio per noi tutti. Ci avete dato una grande dimostrazione di competenza, di sacrificio, di approfondimento, di
non superficialità, che è quello che ormai predomina su tutto il territorio nazionale, vorrei dire a livello internazionale, ma fermo la nostra nazione. Quindi oggi per noi era doveroso chiamarvi a Palazzo San Giorgio per stringervi la mano e per dirvi che siamo orgogliosi di voi, perché vedete, Reggio Calabria, rischio di dire cose scontate, ma Reggio Calabria nel corso degli anni viene sempre etichettata come una città piena di problemi, che è vero, ci sono, una città che non offre nulla, in parte è vero, in parte no, una città abbandonata a se stessa. Voi col vostro operato, col vostro impegno, avete detto alla nostra nazione che Reggio Calabria c'è e che può esprimere delle eccellenze e che soprattutto non avete intenzione di fermarvi a questo, volete andare oltre. Allora l'impegno nostro, l'impegno dell'amministrazione comunale per quello che possiamo, l'impegno della politica deve essere quello di non farvi scappare e ci stiamo provando. Ora tanti di voi andranno a studiare fuori, probabilmente faranno la scelta di andare a studiare fuori, arricchiranno le loro conoscenze, conosceranno con le realtà, si confronteranno con nuovi modi di vivere, di vivere anche le città, conoscere nuove città, modi di convivere anche all'interno di territori diversi da quelli di Reggio Calabria. Ma vi parla uno che è stato fuori, è stato più forte il richiamo della terra natia e sono riuscito a tornare. Io sono forse tra i pochi fortunati, essendo dipendente statale, a poter tornare nella mia terra. Ecco quello che vi chiedo oggi: concentratevi e offrite ancora il vostro sacrificio per questa terra, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Voi siete il bastone nostro futuro. Io comincio a imbiancarmi, vedete, quindi già penso in questi termini anch'io. È giusto andare fuori, è giusto arricchire le conoscenze, come dicevo prima, ma non abbandonate la vostra terra. Andate fuori, ma vi prego, ritornate. Toccherà anche a noi dimostrarvi che nella nostra città, nella nostra terra, ci possono essere le condizioni per rimanere, vivere una vita tranquilla, felice e soddisfacente dal punto di vista anche professionale. Io mi immagino che qualcuno di voi tra qualche anno, perché no, magari sarà seduto da questa parte. Immaginatevi una classe dirigente fatta da queste eccellenze che siete oggi, che avete dimostrato di essere. Perché spesso diciamo, no, i migliori vanno via. È vero, tanti bravi vanno via, ma tanti altri bravi restano e spesso devono faticare il doppio per avere quello che fuori ti viene dato in maniera diretta, subito, senza fare salti mortali. Il sacrificio che io oggi vi chiedo da papà, non da amministratore, da papà, io tra 4 anni mio figlio si diplomerà, io lo vedrò partire anche verso altri lidi, magari a studiare, magari a lavorare. Spero di non vederlo partire. Io lo sto dicendo a voi, ma lo sto ripetendo a me stesso, perché oggi questo compito ce l'abbiamo noi. Il dovere di non farvi partire ce l'abbiamo noi. Basta, non voglio fare altre cose. Oggi ci tenevamo ad avervi qui a Palazzo San Giorgio perché veramente quando ho letto sui giornali, quando insomma la notizia circolava per la città, anche sui media nazionali, sono stato orgoglioso di rappresentare questa città per questa motivazione. Sono orgoglioso sempre, ma quando ci sono queste notizie positive che rilancio il nome di Reggio Calabria così bene rispetto a tante altre realtà che negli anni ridondavano sempre come le eccellenze in Italia e nel mondo, per me è stato un motivo di orgoglio e credo di interpretare il pensiero di tutti quelli
che oggi sono seduti accanto a me nel Salone dei Lampadari, ma credo di aver interpretato l'intera idea della città di Reggio Calabria. Di questo vi dico grazie, grazie ai vostri genitori che vi hanno supportato, grazie ai vostri docenti che vi hanno offerto anche questa opportunità e soprattutto grazie al dirigente che ci ha portato questo ottimo risultato assieme a voi nella città di Reggio Calabria. Grazie e ora proseguiamo. Anche per queste parole che sono state rivolte direttamente a voi, che siete protagonisti. Io sono doppiamente felice questa mattina perché ero uno di voi, cioè sono un vinciano, si può dire. Ora vi dico quest'altra cosa. Appena ho finito di parlare, l'assessore Nocera mi ha stretto il braccio e mi ha detto: ti sei emozionato. L'assessore Calabro accanto mi ha toccato e dice: ti sei emozionato? Sì, mi sono emozionato. Per fortuna che ancora ci emozioniamo, ragazzi. Se sentite tremare la voce mia, perché sono felice ed emozionato di avervi qui oggi e non mi vergogno di mostrare le mie emozioni. Anzi, anche in questo caso. È anche un po' l'età che ovviamente fa questi brutti scherzi, vabbè. E allora adesso proprio a rappresentare un po' tutti voi, tutta la comunità del Vinci, tutti i docenti, tutto il personale, tutti gli studenti soprattutto, daremo la parola al preside Francesco Praticò, oppure come si dice oggi dirigente scolastico, ma noi piace chiamarlo alla vecchia maniera, perché così insomma è una valenza evocativa questa parola di preside, ecco, presidio in qualche modo del buon andamento di questa comunità scolastica, la più popolosa, la più grande, anche insomma si può dire la più prestigiosa, questo me ne assumo io la paternità che esiste nella nostra città. Andavo al Vinci, si sente, sì. Prego, presidio. Aveva il volto allora. Non si sente bene? Buongiorno a tutti. Io batto nei ragazzi, siete stati splendidi, siete stati eccellenti, oltre che per il risultato, è veramente un'impresa olimpica, diciamo, avendo partecipato appunto a queste importanti olimpiadi nazionali, però per il percorso che avete fatto, per quello che avete dimostrato durante tutto il percorso, è iniziato quasi all'inizio dell'anno scolastico. Siete stati bravi, vi siete impegnati, avete collaborato, avete condiviso, avete socializzato, siete diventati una squadra. Noi partecipavamo a Torfa con 6 squadre, ma voi siete stati una sola squadra. Siete stati il Vinci, avete rappresentato nell'insieme tutta l'eccellenza che in questi anni la scuola, grazie soprattutto alla dirigente Vinci che l'ha diretta per 12 anni, ha costruito come modello. E voi siete cresciuti in quel modello. Il mio compito è stato facile, quello dei docenti, la professoressa Cilea e Aragona, un poco più faticoso, perché hanno dovuto guidare, accompagnare, seguire, ascoltare. Io ho cercato di supportare, di incoraggiare, di favorire, diciamo, la possibilità. E in questo ho visto veramente una cosa ancora più bella, la collaborazione e la partecipazione di voi genitori. Perché sono stati dei percorsi complicati anche a livello logistico, anche a livello organizzativo. Oggi essere qua è veramente un orgoglio, siamo fieri e ringraziamo col cuore e con tante emozioni che si sente anche dalla mia voce il sindaco Brunetti, perché ha voluto farvi vivere questo momento. Che insieme a quello finale, a tutti quelli che avete vissuto in questo percorso, vi consolideranno, aiuteranno la vostra crescita, la vostra formazione e vi fanno capire il senso di appartenenza che c'è in città. Perché appena, come ha detto il sindaco, c'è stata la notizia della vittoria, a cui noi, i docenti più di me, quelli i vostri docenti, i docenti che sono qua presenti, che vi hanno seguito durante tutto il percorso, credevano, però vi ripeto, è stato bello quello che avete fatto
ancora prima di arrivare al successo. E quello veramente ci rimarrà per sempre, come rimarrà la coppa che noi abbiamo visto, quello chiaramente per non distinguere chi è stato primo, secondo e terzo. Siamo stati tutti vincenti, perché siamo stati insieme, siamo stati una squadra, abbiamo lavorato a volte anche con le prof la notte per trovare soluzioni, perché Torfa, sindaco, non è che offriva grandi opportunità logistiche, e ce ne siamo un poco da buoni regini, diciamo, trovate le soluzioni. Poi alla fine è andato tutto bene, tutto perfetto, però siamo andati oltre. Ma perché siamo andati oltre? Andando anche il nostro compito istituzionale, perché abbiamo visto dei ragazzi e delle famiglie alla quale era giusto dare questa opportunità, come ha detto lei, era giusto darla, ed era giusto non negargli un'occasione intanto da vivere, e poi il risultato veramente è eccezionale, è un'impresa. Io, sindaco, ti ringrazio, perché appena ho avuto la notizia di questa possibilità ho dato subito la mia disponibilità, perché sono momenti formali e sostanziali allo stesso tempo. Avere qua la presenza del sindaco, degli assessori, Lucia Nucera, che è delegata proprio all'istruzione, il presidente del consiglio, l'assessore al bilancio di Calabro, che probabilmente accetteranno la possibilità di candidarci noi come città a ospitare le Olimpiadi Future, sicuramente saranno impegnati tutti in questo tipo di percorso. E quindi avete visto il vostro risultato, cosa ha dato? Ha dato una visibilità assoluta a queste Olimpiadi, quindi noi siamo stati anche promotori di tutto questo. Avete visto tutte le istituzioni, la regione, la città metropolitana, tutti, diciamo, in tutti i social, in tutte le testate giornalistiche online e cartacee, la vostra impresa è rimasta. Quindi, per far capire anche all'esterno, perché è stata una notizia poi in Italia, come ha detto il sindaco, l'eccellenza che c'è a Reggio Calabria, che c'è a Sud, che non sempre noi siamo bravi a valorizzare, non sempre noi siamo capaci di fare squadra e di dare il massimo di noi stessi. Il sindaco ha parlato della sua esperienza, perché se sono stato anche io fuori e poi il cuore mi ha riportato qua, e però hanno dato pure lui, come io ho fatto la stessa strada. Come fuori noi ci mettiamo più in discussione, molte volte non viviamo il nostro territorio con la stessa volontà, a volte siamo un po' presuntuosi, a volte un po' arroganti, e diamo di meno di quello che siamo capaci di fare. Perché poi lo vedrete voi nelle vostre esperienze future, ci sono alunni di quinta che si avviano al diploma e cercheremo di accompagnarli al massimo, sono delle eccellenze, quindi ci daranno anche loro dei risultati eccezionali. Lo vedrete se andrete fuori, mi auguro di no, o per lavoro o per studio, come quando ci si sente un po' in discussione si riflette di più, ci si impegna ancora di più. Molte volte noi viviamo il Reggio, viviamo la Calabria, viviamo casa nostra con facilità, che è una bella cosa da un lato, però a volte poi ci manca lo stimolo per trovare tutte le energie dentro di noi. A volte siamo in riserva di energie, però gli stimoli servono proprio anche nella riserva, proprio arrivare al fondo del barile e tirare tutto fuori. Voi avete fatto tutto questo, voi ci avete dimostrato tutto questo, voi ci avete dimostrato cosa è possibile fare in un percorso che non era scontato, in un risultato che assolutamente era inatteso nella vastità che ha avuto. Voi state arrivando qua a Reggio Calabria rappresentando tutta l'Italia e partendo da 6.802 alunni partecipanti a questo Olimpiadi. Quindi state tornando veramente con un trofeo di cultura e di talento che è stato ed è veramente importante. E noi dobbiamo essere bravi, l'occasione di oggi è proprio la più grande, di trasferire agli altri chi ha vissuto, diciamo, da lontano leggendo, chi ha vissuto perché gli è stato raccontato, di capire che con l'impegno, con la responsabilità, con le nostre capacità, nulla è impossibile, nemmeno a Reggio, nemmeno nei nostri paesini. Io prevengo pure con Lucia dall'area Gregaria, che era molto bello, e voi avete visto Torfa, è un piccolo comune, avete visto cosa è riuscito a organizzare a livello Italia. Molte volte da noi, con tutte le potenzialità che abbiamo,
specialmente a livello naturalistico, a livello paesaggistico, a livello di turismo, cioè quanto è bello non essere in un villaggio turistico ma essere di quel chilo. Cioè, questo parla da sé per quello che noi negli anni abbiamo subito. Oggi, grazie alla lungimiranza dei nostri amministratori, si sta cercando, però molti danni non si è riusciti ancora a superarli e ad andare avanti. Cioè, purtroppo noi subiamo nelle scelte imposte dall'alto, non sempre condivise dai nostri territori, non sempre condivisi, voglio dire, per quello che dovrebbero essere, molte scelte fatte negli anni 70-80 che hanno pregiudicato determinati sviluppi. Io mi ricordo 3-4 anni fa, quando sindaco insieme anche alla città metropolitana e alla regione abbiamo ospitato quei tour operator tedeschi, e chi sarà di c'era Piazza Italia, diciamo, era diventata un ristorante, un salone all'aperto. Mi prendevano in giro. È stata una cosa, noi abbiamo partecipato anche, come dicevo, Gulli, con gli studenti del linguistico che studiano tedesco. E quindi ho visto proprio la sorpresa, la curiosità, diciamo, di quella tour operator. Stiamo parlando di dorati compagnie aeree, non è che stiamo parlando del semplice turismo. Qualcosa è rimasto, non tantissimo, perché poi mancano le strutture. Se noi andiamo negli altri campi professionali è la stessa cosa. Quindi ragazzi, il vostro impegno deve essere massimo, come noi che stiamo andando un poco in riserva di energia, non soltanto per la barba bianca o per i capelli bianchi. Dobbiamo cercare ancora di esserci insieme alle vostre famiglie, insieme ai nostri docenti, perché veramente è importante. Oggi il momento è ora. Noi avremo ora i fondi del PNRR, ce li abbiamo dentro la scuola, ce li abbiamo negli enti locali. Dobbiamo cercare di sfruttare queste risorse, perché possono cambiare i nostri territori. Possono dare un'opportunità per i prossimi secoli che noi abbiamo vissuto solo in parte rispetto a quello che madre natura, come si suol dire, ci ha donato. Noi abbiamo posti che neanche noi conosciamo, che neanche noi abbiamo visitato. Io sono stato la settimana scorsa in un altro progetto con la città metropolitana, quello sul Tricarico, a Vova, e insieme a tanti vostri compagni abbiamo vissuto un'esperienza bella. Abbiamo fatto la conferenza culturale, ma abbiamo anche goduto. Quanti di quei ragazzi che sono andati adesso come scuola erano mai andati e conoscevano un po'? Perché molte volte noi diamo tante cose per scontato. Quindi questo è il terreno sul quale noi dobbiamo cercare di impegnarci, e noi adulti, docenti, dirigenti, amministratori, le vostre famiglie devono sforzarsi adesso. Perché se passa questi 4-5 anni guardandoci ancora intorno, veramente poi diventerà troppo tardi e veramente poi favoriamo l'emigrazione, che molte volte è per scelta, molte volte è per necessità. Quindi su questo pensiero, ragazzi, io vi ringrazio di vero cuore, vi ringrazio, vi faccio i complimenti. Sono stato con voi veramente col pensiero, col cuore, vi chiamavo nel pullman, cercavo di capire come andava in viaggio, come se c'erano stato, perché veramente cioè, mi sono sentito, anche grazie a questi docenti, la professoressa Aragone e Città che erano con voi, di vivere e condividerla. Oggi, vi ripeto, ho visto questo risultato che mi gratifica di tutti gli sforzi che abbiamo fatto, e sono veramente contento e felice di quello che avete realizzato per la scuola, per la città, per le vostre famiglie, ma soprattutto per voi stessi. Grazie. Allora, intanto vabbè, ci hanno raggiunto anche i consiglieri Nomalara, Califano, non vedo se ce ne sono altri fuori, ma insomma questa mattina è popolato il palazzo di istituzioni, sono tutti qui per voi, proprio per celebrare al meglio questo momento. Allora, io direi di cominciare con le premiazioni. Sono state preparate delle pergamene che vi saranno consegnate, pregherei, adesso vi chiamo una squadra per volta, quindi saranno 5 le premiazioni, di mettervi qui davanti. Intanto pregherei il sindaco per premiare la prima scolastica di spostarsi qui davanti, così vi raggiungete di fronte, forse proviamo a tirare un po' indietro anche un po' il tavolo, se è possibile fare un po' di spazio qui davanti. E quindi la squadra sarà premiata da un consigliere o assessore, insomma, tra
a quelli presenti. Ci sono poi delle menzioni particolari che scopriremo tantissimo. Allora, partiamo proprio dalla prima. Partiamo diciamo dai vincitori, da quelli che sono stati insomma sul tetto di questa competizione, i Cogitantes Fretenses. Prima fila, e allora sono il consiglio Biagio della Pinta, che è anche il capitano, l'asilo Gaglietta Filippo, Calasuri Salvatore, Pinta, tutti e tre della Pinta, Rubino Chiara, quarta, Susano Simone, quarta, Filippo Gaglietta, quarta. Dirigente scolastico e il sindaco facente funzioni tra poco vi consegneranno le vostre pergamene, mettetevi in posizione da a favore di telecamere di foto. Loro sono dunque vincitori del primo posto, intanto il primo posto assoluto, premio migliore esposizione parlate CD, premio critica prova talento e premio cortometraggio giuria popolare. Quindi avete tanta benedizione. Citare le menzioni particolari che sono state ricevute da Biagio Consiglio, la menzione speciale migliore esposizione, complimenti. Chiara Rubino, che non è qui, finalista batte miglior talento sezione musicisti, un applauso per Chiara. Finalista batte miglior talento sezione recitazione. Quindi complimenti. Le consegna al sindaco e al dirigente scolastico, a tutti e quattro, e poi giustamente vi chiediamo, oppure la diamo all'insegnante, poi insomma le consegnerete voi, sono i vostri compagni di classe, quindi ci penserete voi a consegnarla a chi non è potuto venire questa mattina. Allora, io chiederei un piccolo, brevissimo commento post partita, così come si suol dire, al capitano Biagio, come si è trovato a partecipare, a vincere a questa competizione. Prego, Biagio. Grazie, penso di farmi interprete, diciamo, del pensiero di tutti i ragazzi che fanno parte della mia squadra. Noi siamo contentissimi di aver vissuto questa esperienza tutti insieme, perché come si diceva prima, al di là poi dei risultati della competizione, siamo stati tutti una grande squadra che è quella del Vinci, e c'è stato questo forte senso di appartenenza che è stato accompagnato da grandi emozioni, grande gioia di poter essere lì tutti insieme nel tentativo di far vedere e far valere le nostre conoscenze, le nostre capacità, i nostri talenti, e soprattutto di confrontarci con gli altri, perché noi pensiamo che il confronto sia fondamentale in un'ottica anche di crescita personale e collettiva, perché senza lo scontro, senza il confronto, ecco, non si può essere miglioramento e crescita. Quindi siamo molto felici di aver fatto questa esperienza e sicuramente la porteremo con noi in futuro per tutta la vita, come un bel ricordo. Potrebbe essere seduto da questa parte. Abbiamo un candidato già, insomma, ne abbiamo quattro qua di ottimi candidati. Bene, grazie a tutti voi, ringraziamo con un applauso tutti quanti, Lucia Crocera e Francesco Gangemi, accomodatevi qui davanti, così procediamo con la seconda squadra. Sì, vabbè, il dirigente sempre, rimane sempre, è chiaro, lui fa parte a pieno titolo. E allora, la seconda squadra, preparatevi con l'applauso, i massimi comuni divisori. Allora, posizionati davanti sono Alberto Piscitelli, Orazio Placatia, Domenico Pardo, Martina Battista, Demetrio Latella e Antonella Ambrosino, sono tutti della terza A. Bravi! Allora,
il premio miglior prova talento e il primo posto per la prova fotografica. Ok, procediamo con la consegna delle pergamene e nel frattempo Alberto Piscitelli, chi è il capitano? Al capitano chiediamo di dire due parole, a tutte lui le prende. Ah, perché non ci sono. Ok, ok. Allora sentiamo Alberto, un commento post partita. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco e tutti i funzionari per aver datoci la possibilità di essere qui oggi. Inoltre un ringraziamento speciale anche ai professori e al preside per aver reso possibile la nostra partecipazione alle finali, alle semifinali e a questi giochi, a queste Olimpiadi. In particolare si è voluto valorizzare in queste Olimpiadi proprio la squadra, perché non l'abbiamo vista come una sfida, ma come un modo per confrontarci fra di noi, fra noi squadre, fra noi del Vinci, ma anche fra noi tutta Italia. Abbiamo fatto molte conoscenze fra il Sud Italia, fra Lecce, la Puglia, eccetera, ma anche al Nord. E quindi abbiamo avuto modo di confrontarci e di esprimere le nostre opinioni sulle varie prove e su tutto il resto. Sono gli unici di terzo superiore, perché mi pare di vedere che tutti gli altri sono quarte e quinte classi e loro sono i più piccoli tra virgolette. Quindi grazie in casa, quindi questo è uno degli auspici. Grazie a tutti voi. Andiamo alla terza squadra, che sono i neutrini. Applauso per i neutrini. Sì, a loro va il premio partecipazione. Ah certo, l'assessore Calabrò e il presidente Marra si possono mettere qui uno a fianco all'altro. E a loro va il premio partecipazione. Sono stati anche loro protagonisti di questa bellissima esperienza. Non sono, insomma, hanno ricevuto premi particolari, però il fatto di partecipare è assolutamente importante e credo che per voi sia stata una bellissima esperienza. Anche voi magari avrete la possibilità di, insomma, tenere un ricordo importante di questa vostra partecipazione. Non mi hanno detto chi è il capitano? Ah, perfetto, il tuo nome? Laura Tenio. Laura Tenio, a te chiediamo un piccolo commento. Detto anche i capitani delle altre squadre, è stata una bella esperienza comunque sempre provare a fare qualcosa, anche la partecipazione è importante, tutti dicono vincere, ma vincere ok, è una bella cosa, però anche partecipare, mettersi in gioco, dico solo questo. Complimenti, bravi tutti. E allora potete ritornare a posto di questa parte per premiare la quarta squadra, che è Royal Society. Qui aristocrazia. Sì. Loro dunque hanno vinto il terzo classificato assoluto. Anche il terzo posto nella staffetta, che è una disciplina specifica, le prove staffette, okay. E sono, vediamo se riusciamo a dire i loro nomi, sono Enrico Maria Cirillo, Demetrio Campolo, Luca De Domenico, Umberto Falcone, tutti della quarta A, e poi Matteo Labate della terza I e Federico Butorti della quarta A. Allora, guardate il nostro pergamene tutti quanti e chiediamo a Enrico Maria Cirillo di faccio un piccolo commento. Grazie Enrico Maria Cirillo. Vorrei ringraziare il sindaco e il presidente della nostra scuola per aver
condiviso con noi questa splendida giornata. Io quello che ho sempre detto, fortunatamente ho avuto la possibilità di evidenziarlo più e più volte, sia in questi giorni post vittoria che durante la sfida delle Pro del Tolfa. La nostra più grande vittoria, e credo di parlare a nome di tutti noi ragazzi della squadra, ma anche di tutti i ragazzi del Vinci, è stata quella di poter condividere questo traguardo insieme. Una medaglia, comunque una vittoria, ne possiamo vincere in un'enorme quantità durante tutta la nostra vita, ma i veri momenti che abbiamo condiviso non ce li darà nessuno. Quindi un grazie va chiaramente alla mia squadra, a tutti i ragazzi che hanno partecipato e alle professoresse che ci hanno accompagnato. Vorrei inoltre ringraziare i nostri docenti di classe e lo staff dell'Olimpiade della Cultura del Talento che ci è stato accanto. Che bravi, sono anche molto diplomati. Sono tutti candidati. Ritornare al vostro posto. Grazie. E allora facciamo l'ultima quinta squadra. Sì, chiamerei sì, Gianluca Califano insieme all'uomo Paolo Brunetti al sindaco Facente Funzioni. Chiudiamo come avevamo aperto. Gianluca Califano, ringraziamo, naturalmente il dirigente scolastico. E allora la quinta squadra senza pretese. Sembra uno di quei nomi da genio quiz game, senza pretese. Bravissimi, allora sono Vincenzo Barilla, scusate, Andrea Gioè, Manuel Greco, Davide Gheria, Antonio Morante e Paolo Badà. Allora, loro hanno vinto il sesto posto assoluto, quindi altro che senza pretese. Ci sono anche delle menzioni particolari per Vincenzo Barilla della classe 4G che ha vinto la borsa di studio orientamento universitario Università Sant'Anna. Bravo. Poi abbiamo Manuel Greco, sempre 4G, finalista batte sezione musicisti. Poi abbiamo Aldo Morante, sempre quarta G, il servizio pari di classe, qua borsa di studio orientamento Sant'Anna. Chiediamo un commento al capitano che è Andrea Gioè, eccolo qua, prego Andrea. Buongiorno a tutti, come hanno fatto precedentemente i capitani, anch'io volevo ringraziare il sindaco e comunque tutti i funzionari del comune per averci concesso questa opportunità e soprattutto anche le nostre professoresse che ci hanno accompagnato in questa esperienza che è stata sicuramente formativa in tutti gli ambiti. Abbiamo imparato a essere gruppo, in primis noi compagni di squadra, ma credo che il legame che si è creato anche con gli altri ragazzi è un qualcosa di incredibile. Quindi tengo anche a ringraziare tutti voi e credo che questo possa essere condiviso assolutamente dai miei compagni di squadra. Sicuramente è un'esperienza formativa che sarebbe molto bello vedere realizzarsi a Reggio Calabria e ci auguriamo anche che il prossimo anno la nostra scuola possa portare avanti questi talenti e queste eccellenze. Bravissimo Andrea, allora grazie a tutti voi, potete rientrare a posto, al vostro posto. Siamo quasi in conclusione, però prima di concludere adesso vogliamo veramente far tremare la sala, i vetri, perché chiediamo veramente un applauso grandissimo ai vostri docenti, professori Bertolini, professoressa Maria Concetta Aragone, professoressa Francesca Gilea e professore Nicolino Minniti, insieme alla dirigente scolastica, naturalmente Francesco Capirò, quasi si merita un applauso più grande, giustamente. Allora, adesso pregherei tutti gli assessori di passare davanti, facciamo una foto di gruppo insieme al sindaco, anche i consiglieri, facciamo proprio una... Abbiamo, sì, una... giusto?
una pergamena che viene consegnata alla scuola, ma nelle mani del preside Francesco Pratico, che questa va per tutti voi e quindi sarà affissa nella bacheca lì del Liceo Vinci a futura memoria. Vuole leggere il sindaco? No, più che leggere, intanto per il capito, per le ristrettezze economiche le abbiamo incorniciate una sola. Intanto perdonateci per questo. Secondo, per noi oggi è un onore e un piacere associare il simbolo della città di Reggio Calabria al nome del liceo scientifico Leonardo da Vinci. L'abbiamo scritto con orgoglio, il plauso e i complimenti dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria. Grazie. Sicuramente l'aiuto e il supporto che abbiamo avuto dal nostro dirigente scolastico, che non ci ha mollato mai un attimo, nonostante alcuni attimi di sconforto ci sono stati durante l'anno scolastico. E poi è importante sottolineare che questi ragazzi che oggi qua sono con noi sono ragazzi che hanno vissuto la RAD, sono ragazzi che hanno studiato dietro un terminale, e la nostra comunità scolastica, tutta la scuola, ha sofferto veramente. E casualmente oggi, se non mi sbaglio, è stata dichiarata fine della pandemia, e quindi qual è il momento migliore ricordare come ne siamo usciti fuori. Il liceo scientifico da Vinci ha continuato a lavorare ininterrottamente con questi ragazzi, e infatti loro oggi ne sono la testimonianza, perché certamente il talento è personale e loro questo l'hanno dimostrato e si sono messi in gioco. La cultura è molto sicuramente da parte nostra, dei docenti, anche loro comunque, questi ragazzi che hanno sempre studiato, non hanno mai abbandonato, nonostante le tante difficoltà durante la pandemia. Dico un aneddoto che sicuramente la collega ricorda, durante le semifinali eravamo sull'autobus per andare al Colano. Posso assicurare, non volava una mosca su quell'autobus, tutti studiavano, tant'è vero che ci guardavamo, io, veramente hanno preso sul serio, e infatti poi prendendo sul serio i risultati sono arrivati. Non vi dico cosa c'è stato al ritorno del Colano su quell'autobus, perché posso dire con orgoglio che su 7 squadre che siamo andate, ben 6 sono risultate infatti idonee per la finale, e poi il resto è storia, lo sapete. Grazie. Ho veramente poco da aggiungere, se non il fatto che come sindaco anch'io sono emozionatissima. Credetemi, è stata un'esperienza straordinaria in tutti i sensi, e non soltanto per i risultati, ma perché questi ragazzi hanno ricevuto complimenti da tutti, prima di tutto per l'educazione. Tolfa parlava del liceo scientifico da Vinci già prima che loro ottenessero i risultati che poi hanno portato a casa, e la cosa più bella in assoluto era che quando parlavano del liceo da Vinci dovevano specificare di Reggio Calabria, perché c'era un'altra squadra di Treviso che si chiamava Leonardo da Vinci. Quindi noi eravamo orgogliosissimi, prima di tutto per questi ragazzi meravigliosi, poi perché comunque finalmente parlavamo di Reggio Calabria in maniera eccellente. Quindi io ringrazio il mio dirigente che impazzito come noi e ci ha dato tanta, ha avuto una fiducia in noi straordinaria, e ringrazio tutta l'amministrazione che ci ha permesso di fare questa bella festa,
Credetemi, è la festa della nostra scuola sicuramente, ma è la festa di Reggio Calabria, perché Reggio Calabria in una delle poche occasioni è stata valorizzata veramente, finalmente, per il talento, per la cultura, per la capacità, per il garbo di questi ragazzi e grazie alle famiglie che ce li hanno affidati. Grazie a tutti. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be okay if we can't stop the.